Pace sorelle, non so se ne avete sentito parlare, 3-4 giorni fa sul tram di Palermo è successa una cosa bella. C'era un ragazzo seduto, mentre era seduto si alza all'impiedi e dice: "Io vi voglio parlare dell'Evangelo". È un uomo in fondo al tram, seduto con una bambina in braccio, fa in dialetto: "Zittute e assiettate". Quel ragazzo intimidito si è seduto. Dopo qualche minuto si rialza e dice: "Io non posso stare zitto, cioè vi devo parlare dell'Evangelo". E quest'uomo ancora più forte fa: "E io te rissetto te e assiatta, non a parlare né di Vangelo né di niente". E quel ragazzo si siede. Dopo qualche minuto ancora, il ragazzo tutto rosso si alza e fa: "Io non posso stare zitto", dice, "a me lo Spirito Santo mi spinge a parlarvi dell'Evangelo". "E io ti stai dicendo, cata stare zitto", si alza su signore, dice, "perché stai venendo qua e ti ammazza a legnate". La bambina che era in braccio al papà, cioè, si gira e ci fa: "Papà, non lo picchiare, lascialo stare". Il papà guarda la bambina e cade a terra, piangendo, perché la bambina era sordomuta dalla nascita. Lo Spirito Santo voleva salvare l'uomo, ma e voleva guarire la bambina, e ha fatto tutte e due cose, e si è usato di quel ragazzo. Quando lo Spirito Santo chiama, dobbiamo parlare. È successo qui nel tram nostro a Palermo, ma non ne parla nessuno, la televisione non ne parla, perché certamente le cose di Cristo noi lo sappiamo, le vogliono tenere celate, le cose di Satana le vogliono fare venire alla luce. E invece noi siamo chiamate a parlare di Cristo e del suo re. Vieni santificaci, Spirito Santo, soffio di vita, Spirito Santo, soffio di fuoco, Spirito Santo, consolatore, vieni santificaci.